Si celebrano i 30 anni della scoperta dell'uomo di Altamura, lo scheletro del Neanderthal più antico d'Italia, caso eccezionale sia dal punto di vista geologico sia da quello archeologico, integro nella struttura scheletrica e in ottimo stato di conservazione. Laboratori didattici ludico-esperienziali sono stati dedicati alle scuole primarie altamurane, coordinati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, in collaborazione con il Museo Nazionale Archeologico di Altamura e il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, di concerto con il Comune e i circoli didattici, con la partecipazione di personale del Ministero della Cultura e di specialisti dei differenti settori disciplinari. Presso il centro visite di Lama Lunga e presso varie scuole e il centro polifunzionale sono stati organizzati una serie di laboratori didattici con una componente ludico-esperienziale per far conoscere e promuovere nelle nuove generazioni e quindi bambini, nello specifico bambini di terza elementare, la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale, della storia, della loro storia e del territorio di Altamura. Quella del 3 ottobre 1993 è una data storica per Altamura, diventata una pietra miliare del racconto di questa terra, come il primo cittadino Vitantonio Petronella ha ricordato. È una ricorrenza importante, importantissima per la città di Altamura, per i suoi abitanti e anche per tutti coloro che poi frequentano la città, perché poi sono turisti, scolaresche e tanti altri cittadini, soprattutto stranieri. Noi abbiamo interesse a sviluppare ulteriormente queste attività attraverso l'utilizzo dei servizi e la fornitura dei servizi.